ci sono alcune zone periferiche, Sperone, due quartieri dello Zen, dove come dire, il disagio sociale è anche un disagio abitativo, è un disagio esistenziale in senso più complessivo, quando l'unica presenza alle istituzioni è la scuola, la caserma dei carabinieri, il commissariato quando ci sono. E il lavoro prezioso e faticoso che fanno molte associazioni del terzo settore. È chiaro che le condizioni di solitudine, di marginalità, determinano anche poi una grande vulnerabilità, per cui chi si presenta pronto a offrirti un po' più di attenzione, anche un po' più, come dire, di rispetto, diventa immediatamente un seduttore facile. Lo Stato non c'è, non c'è, diciamo, la società. Questi ragazzi, quando da Librino o dallo Sperone devono andare a Catania o a Palermo, è come se dovessero andare in un'altra città che è fisicamente lontana. E non è un caso che noi abbiamo una diffusione, una percentuale della dispersione scolastica, tutto sommato non altissima in Sicilia, ma con una concentrazione tragicamente alta in alcuni quartieri, dove a volte si supera il 60-65%, cioè un ragazzo arriva alla terza media e la si ferma, ma si ferma perché come, la vita è lontana, non sono soltanto lontane le scuole superiori, è lontana l'idea della città. E di fronte a tutto questo la risposta è una risposta incerta, claudicante, lenta, burocratica, infinitamente al di sotto della necessità.